siamo qui all'Accademia in un posto spettacolare, incredibile, dove abbiamo raccontato di napoletanità. Grazie a Brunapoli, Bruno Marra, un tavolo bellissimo, Sandro Ruotolo, Massimiliano Gallo, Fabrizio Piccolo con te, con me. Ecco Anna Copertino, grandissima padrona di casa, ti ringrazio molto per l'ospitalità, per aver fatto da anfitriona a questa serata bellissima, lì dove anche persino lo scenario ricolloca alla napoletanità e alla bellezza di Napoli. È stata una serata all'insegna del raccontarci le nostre storie, le nostre emozioni e di una Napoli trasversale che, come mi hanno detto, forse di quali valori si erano un po' perduti. Io credo che rivedere nel nostro passato c'è il nostro futuro. Io ho cercato di ricollocare i veri valori di una Napoli che è a misura degli anni 80, ma che si protrarrà sempre nel tempo. Credo che questa sia una città di grandissima alchimia, di grande humus e di grandissima forza evocativa, e che vivere qui è un po' più speciale rispetto ad altri posti del mondo. Io non posso non farti una domanda, perché è vero che il libro parla di Napoli, dei napoletani, citi Totò, il grande Edoardo, sono immensi, sono veramente patrimonio nostro e di tutto il mondo. Non posso fare a meno di notare la tua camicia. E qua ci staranno invidiando un po' tutti, voglio dire, perché tu, diciamo, ogni giorno, e anche grazie a questo, insomma, che ci sei arrivato, perché hai avuto la dieghite, insomma, sei stato... Sì, la dieghite. La dieghitudine, io, anzi, per essere precisi. Io sono un tifoso del Napoli a sovente trasversale, dalla curva B sono passato alla tribuna stampa, quindi è stato un viaggio bellissimo, ma è chiaro che i ricordi più belli sono quelli di infanzia. Io ho ricordato l'avvento di Maradona non già sotto l'aspetto tecnico, che sarebbe un po' abusato, ma come noi abbiamo vissuto sotto il profilo emotivo quella scossa, quando abbiamo letto prima è come se un gigante avesse dato un pugno al centro della terra. È stata una scossa non solo sportiva ma sociale, i bambini hanno cominciato a pensare di poter vincere e tutti noi siamo andati su quella onda lunga. Diciamo che se il Napoli ha avuto un incremento di tifosi e di interesse lo dobbiamo anche a quel periodo, però è solo un pretesto, perché io dico che il Napoli e Napoli vanno come due vasi comunicanti, ma è solo una chiave d'accesso a un mondo particolare, perché Napoli respira il calcio in maniera unica, Napoli respira la vita in maniera unica. Ciò che mi premeva dire è che Napoli non è quei cliché, non sono quegli stereotipi che ci hanno attanagliato per troppo tempo, è quello che vogliono farci passare. Io credo che Napoli sia, non ho raccontato il cielo e il mare, ho raccontato l'entroterra, il Napoli dei dialoghi, il Napoli del sussurrare, più che per elementi paesaggistici o oleografici. Credo che questo libro possa essere il libro di tutti, io l'ho definito un libro di tutti perché avviene quel magico transfer, tu lo puoi testimoniare, tra il lettore e l'autore. Tu stessa ti sei immedesimato in queste storie, perché credo che sia un libro dal profondo valore identificativo, come se queste storie le avessi raccontate io, ma nel momento in cui l'ho pubblicata diventano del pubblico e diventano, ognuno può entrare in quella storia. Credo che quando avviene il transfer tra lettore e autore, quando il lettore diventa a sua volta autore, credo che si sia centrato l'obiettivo della narrativa. Questo è un libro che diventa immediatamente il libro di tutti, da leggere, da rileggere e da portare con sé come una specie di guida o di coperta di Linus della napoletanità. È vero, e io nel salutarti e ringraziarti voglio dire quello che ha detto il grande Sandro Ruotolo: questo libro è cultura. Grazie Bruno. Grazie a te.